Adesso noi faremo in questo momento, quindi abbiamo le coordinate relative che sono i nostri bei spostamenti. Rifacciamo il lavoro dell'azzeramento per vedere un'altra modalità, per cui riportiamo la macchina in coordinate assolute, quindi mettiamo all 0. No, ho sbagliato. Reset 0, dobbiamo fare questo qua. Reset 0, rimuoviamo tutti gli 0 che abbiamo messo prima. Quindi vedete che già si vede anche con questa finestra aperta. Qui le coordinate assolute sono ritornate uguali alle coordinate relative. Facciamo exit. Per provare questa cosa, ci spostiamo in G0, X0, Y0. Se tutto va bene, arriviamo allo zero della macchina. Perfetto. Ora rifacciamo la procedura di 0x e 0y, quindi ci riportiamo sempre nella zona sopra il pezzo, andiamo ad azzerare a mettere lo 0xy e poi per la z facciamo in un altro modo, perché in questo caso lo 0 del pezzo del lavoro è sulla superficie del pezzo, per cui dovremo spostarci qui più o meno e poi gli diamo lo 0 sulla z. Ok, allora, prima gli diamo lo 0 sulla z e poi gli diamo lo 0 sulla xy. Quindi ci spostiamo in questa posizione che è più o meno a, che ne so, 700 per 200. Per cui x700, y200, la z siamo abbastanza in alto, x700, y200. 200 e ci spostiamo lì. Poi in manuale ci spostiamo bene sul pezzo, sul materiale, così. Poi solleviamo la z in modo tale che ci stia questo componente che serve per fare la Z automatica. Questo affare qua non è nient'altro che un robot di altezza, un componente di altezza nota con un micro che viene attivato, quindi si accende nel momento in cui questa roba qua, questo pistoncino, viene schiacciato a fine corsa. Quindi c'è una procedura automatica che fa lo 0 della Z. Posizioniamo bene il pezzo, questo componente, il misuratore automatico, l'azzeratore della Z automatico sul pezzo senza che ci sia niente sulla superficie superiore. Lo posizioniamo sotto la punta, in verticale, sotto la fresa. Quando siamo in una situazione del genere, quindi potete vedere che siamo esattamente sulla verticale, più o meno, occhio, non si apprezza bene dalla camera, ma siamo sotto la fresa. A questo punto facciamo l'operazione di azzeramento dell'asse Z in automatico. Il pulsante per fare questa cosa è qua, si schiaccia questo bottone, apre questa finestra. Nel momento in cui gli diamo start misura, la macchina si muoverà ad andare a toccare il misuratore. Per cui io schiaccio start misura e quello che fa la macchina è andare a toccare giù il pistoncino, accende la luce e finisce. In questo momento la coordinata del Z relativa è cambiata, è diventata 89 e 100, che è l'altezza di questo misuratore. Per cui io so che
questa altezza è 89,100, per cui se io adesso io so che mi trovo all'altezza di Z, che è 89,1 mm dal pezzo, per cui se io qua vado in modalità MDI e gli dico Z0, abbasso il feed degli assi in modo tale che si muova lentamente la cosa e do go a questo script, la macchina dovrebbe andare a sfiorare il pezzo. Perfetto. Ora, quindi questa prova qua l'ho fatta in modo tale che si possa verificare questa roba qua. Adesso rialzo la Z di qualche millimetro, non molto, giusto per non andare a rovinare il mio pezzo, e vado a muovermi con il jog. Vado a muovermi con il jog sullo zero sul piano XY, per cui vado così. Chiaramente la precisione del piano XY, sul piano XY è relativamente meno importante rispetto alla precisione della Z, per cui a meno di non dover riprendere un lavoro o di dover fare un lavoro che ha bisogno di Cambio utensili. ripetibilità o cambio utensili, lo 0XY è più facile, anche per il cambio utensili è più facile. Quindi una volta fatto la Z0, adesso mi manca da fare solo la Z su X e su Y. Io posso andare giù in manuale, anche qua sulla Z, e mi metto nel posto giusto, che sarà il mio 00. Quindi torno sulla console, al posto di fare 0 all position su tutti e tre gli assi. Noi adesso dobbiamo azzerare la X e la Y, perché la Z l'abbiamo fatta con la procedura automatica, per cui facciamo 0 qua, 0 qua, e a questo punto siamo in 00064, per cui se vogliamo andare a 0, facciamo così, siamo 000.